In apertura, come sempre, il bollettino aggiornato con i dati Covid in Abruzzo. Scende il numero dei positivi, sono 85, aumenta quello dei guariti, in calo anche il numero dei ricoveri, tuttavia ci sono state anche 5 persone decedute. Ma per ulteriori particolari e dettagli ci colleghiamo con Marina Moretti, che vedo davanti al Covid Hospital di Pescara. Dunque, Marina, buonasera a te. La curva dei contagi che fortunatamente continua a scendere nella nostra regione. Sì, Antonella, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Andrea Berardinelli abbiamo scelto ancora una volta questo sfondo, diciamo così, del Covid Hospital, anche perché, come hai anticipato, continuano a scendere i contagi, continuano a scendere i ricoveri e anche i ricoverati in terapia intensiva. Dunque, il segnale non era un fuoco di paglia, al momento tiene e se prosegue in questo modo, insomma, potremmo cominciare a tirare un sospiro di sollievo, certo, rispetto e naturalmente ricordo per i deceduti che oggi, come hai anticipato, sono stati 5, ma vediamo il dettaglio. Oggi 85 sono i nuovi positivi in Abruzzo per un tasso di positività rispetto al numero di tamponi effettuati, che è dell'1,5%. Dunque, dicevo, un segnale incoraggiante. Sono 325 le persone guarite, rispetto a ieri ci sono questi 85 casi, la cui età va da 1 a 98 anni. I positivi sotto ai 19 anni sono 21, 6 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Ci sono 5 nuovi decessi di età fra i 62 e gli 86 anni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i dimessi o guariti che rispetto a ieri sono più 325. Attualmente in Abruzzo sono positive 8.366 persone, meno 246 rispetto a ieri. Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, meno 11 rispetto a ieri. Sono 26 ricoverati in terapia intensiva, meno 8 rispetto a ieri, con 0 nuovi ricoveri oggi. E poi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte dell'ASL, meno 227 persone rispetto a ieri, quindi per un totale di 7.991. I contagi, la territorialità dei contagi, si registrano 30 positivi in più nella provincia dell'Aquila, 20 in quella di Chieti, 4 in quella di Pescara e 27 in quella di Teramo. Questi sono i dati nel dettaglio, Antonella. Beh, Marina, l'Abruzzo si difende attraverso i vaccini, la vaccinazione che anche nella nostra regione è entrata a pieno regime. Tra l'altro c'è una novità già annunciata: a breve ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie, come d'altronde tu hai spiegato stamani nel tuo servizio. Sì, stamattina abbiamo ascoltato il presidente di Federfarma Pescara, Fabrizio Zenobi, il dottor Zenobi, ci ha confermato che è stata deliberata questa possibilità per i farmacisti, e sono tanti quelli che hanno aderito, di effettuare le somministrazioni dei vaccini proprio all'interno delle farmacie o comunque nei locali di pertinenza delle farmacie. Verosimilmente sarà il vaccino Johnson & Johnson, per questioni di comodità di conservazione, anche perché comunque è un monodose, potrebbero anche esserci dei vaccini AstraZeneca, ma c'è l'altra novità che riguarda anche il fatto che gli studenti delle scuole potranno andare in farmacia, sia i minori che i maggiorenni, i minorenni ovviamente accompagnati dai genitori, per effettuare un tampone rapido, un test antigenico gratuitamente. Dunque, anziché, diciamo, entrare nelle scuole, sono gli studenti che possono rivolgersi in maniera gratuita alle farmacie e questo serve a screenare ancora di più la popolazione per individuare tempestivamente i positivi. Se vuoi, Antonella, possiamo anche salutarci proprio con l'intervista al dottor Zenobi che ci spiega queste notizie che vi ho appena dato. Certo, grazie Marina. Vediamo il servizio.
Cosa vi dovrete munire, cosa dovrete avere per poter somministrare il vaccino? L'organizzazione interna di una farmacia non sarà assolutamente molto complessa, chiaramente ci vuole uno spazio dedicato, ci vuole una stanza separata dal pubblico dove poter fare inoculare il vaccino, ci vuole un'area di attesa nella quale somministrare quello che è il test da cui sottoporre l'anamnesi, a cui sottoporre il soggetto, e poi una fase nella quale il soggetto vaccinato dovrà attendere i 15 minuti post vaccino. Però essendo appunto un'operazione di sostegno, di allargamento alla possibilità di raggiungere la vaccinazione, l'idea è che le farmacie potranno contribuire con quelle 10-20 vaccinazioni ciascuno, che potrebbero portare, essendo circa 300 le farmacie che hanno aderito, a 3.000 vaccinati in più giornalieri, che sono numeri molto importanti perché ovviamente contribuiscono ad aumentare la raccolta vaccinale, il numero di soggetti vaccinali, questo soprattutto in quelle aree un po' più disagiate nei quali magari si consente al cittadino di non spostarsi nella farmacia del paese rurale, della cittadina rurale, è più facile per il farmacista raggiungere i propri cittadini e poter contribuire così a innalzare il numero dei soggetti vaccinati. Sì, stamattina tra l'altro ho sentito anche un'altra farmacista, la dottoressa Simoncelli, che dice comunque noi stiamo seguendo anche dei corsi per sapere, per imparare, per sapere chi non lo sa fare, insomma come somministrare questi vaccini, quindi assolutamente sicuri sotto questo punto di vista. Vaccino che probabilmente sarà il Johnson & Johnson, perché è quello monosomministrazione, conservazione più semplice. Sì, probabilmente sarà questo, però dipenderà dalla disponibilità. Abbiamo incontrato già Regione su alcuni aspetti, prime iniziative di cercare di organizzare il sistema, mancano alcuni aspetti proprio su come far arrivare ai depositi l'ordinativo, quindi come la farmacia potrà ordinare le dosi di vaccino, in che tempi verranno consegnate. Si parla fondamentalmente sì di Johnson & Johnson, proprio perché ha metodi di conservazione un po' più agevoli rispetto a Pfizer, probabilmente anche AstraZeneca, ma di questo ci dovrà dire Regione, perché dipenderà dalla disponibilità chiaramente dei vaccini. Allora, l'ultima notizia in tempi rapidi che cerco di dare, perché poi è la più fresca, cioè che si potrà fare, anzi gli studenti minori con i genitori o maggiorenni potranno venire in farmacia e fare un tampone rapido gratuito. Questo aiuterà anche a scovare eventuali positivi all'interno delle scuole. Allora sì, abbiamo stilato un accordo del quale attendiamo la pubblicazione, quindi mi diceva che probabilmente verrà pubblicato oggi, approvato oggi in Regione, per il quale si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi sui soggetti del mondo scuola, quindi studenti, a carico del Servizio Sanitario Regionale. Consideriamo che le farmacie già effettuano tamponi antigenici a carico dei cittadini, però non c'era la possibilità di farli a carico del Servizio Sanitario Regionale. Chiaramente questo è un modo per evidenziare quelli che potranno essere ancora potenziali positivi e soprattutto per consentire magari dentro le scuole il rientro e la riapertura in maniera un pochino più tranquilla. Perfetto, io ringrazio il dottor Zenobi, vedremo se poi più in là si potrà aggiungere anche un altro settore, quello dei dentisti si parla, no? Per quanto riguarda le vaccinazioni. Guardi, io le dico, faccio un discorso, la strategia vaccinale è sicuramente la migliore strategia che abbiamo per abbattere e debellare questa pandemia.